Consumo le suole dietro ad un sogno più grande di me. In giro di piove di notte e di giorno per prendere il mondo e smerzarlo con te. La mia idea è crazy, la tua vita, baby. Non voglio mischiarla con tutti sti guai. Quindi ti dico che è meglio che vai. Cancelli il numero che non mi chiami. No, 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 so che tu non dura poco. So che tu non spegni un fuoco. Succa la testa di cazzo, succa, 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 succa. Non ti untarmi, non vengo. Lassi ben bene il mio conto. Mi ricordo come ridevano le mele che avevo addosso. Se mi vedi poco, tu hai capito. Chissà se davvero non mi hai tradito. Se lo dici per farmi stare tranquillo. Sì, sono tutto un amico. La vita ti dà, poi ti toglie. Per questo ho paura di starti vicino. Ok, mi sono caricato. Ma perché questa sul cazzo sfera e basta? Che ha fatto? Non so niente dei retroscena politici strappers. Ah, è vero! C'era da affrontare questo stronzo di pagliaccio! Non sa cantare. Ma perché canta a sfere e basta? Parla con l'autotune. Oh. E vabbè, ma ditemi un trapper che sa cantare. Anzi, spiegatemi perché la trap viene considerata musica. Che il 90% dei trapper sono dei tizi imbarcati dei soldi che fanno finta di essere poracci e di vivere per strada con i pezzi al culo. Ma vattene a fanculo, va. E i ragazzini, no, mio padre è il più forte di tutti, no, ma ragazzi, come lui. Tutti figli di papà. Senti, Master Clown lo schippo? Faccio un danno? Chi è sta ragazzina? Madonna, che atmosfera c'è in questo posto? No, raga. Ma che cazzo di posto di merda è? Il pagliaccio lo vengo a rifare più avanti. Se non ammazzi il clown. Lo so, Marti. Però no, è troppo forte il clown. Non sono abbastanza forte per farlo. Diego, non insultare quella merda di trap in una chat di ventenni. La maggior parte non sanno né leggere né scrivere, figurati capire di musica. Ti ricordo che c'è gente che ascolta un tizio che si chiama Mambolosco. Di cosa stiamo parlando? Siamo in Italia. Vacchia alle catene dorate al collo. Ah, le catene dorate al collo ce l'hanno pure gli americani comunque. Ma questo posto è un inferno o sbaglio? Se riesci non con quel. Se non riesci. Vabbè, darciato! Dai! Fammi ammazzare i cosi, poi mi vado a potenziare una.
Madonna, sta colonna sonora è impressionante. Alla fine quanto gli hanno dato le testate più o meno a sto gioco? Più o meno. Non è vero che gli hanno dato 7, dai. Ok, fanculo. Frammento di Argo Vivido. Oh merda. Boss fight? Ma serio? Ma di già? Bella d'Arcozzoni. Burattino, seguire per ascoltare la musica. Non riesco più a cantare, questo morbo petrificante mi ha portato via le canzoni. Il re degli indovinelli mi ha ingannata. E questo era il rifugio. Trisha. Sono assetata a un pezzo di frutta. E dove cazzo glielo do il pezzo di frutta? Una quest, quindi. A parte non posso scendere giù. Faccio un giro. Ok. Ah, sì, posso scendere. Eh no, ma è chiuso, vedi? Chiuso? È chiuso. È tutto chiuso. Ma ho esplorato male io? Ah! Si può attaccare le spalle questo? No, ho visto ormai. E la Madonna. Ma stai scherzando? Sono morto. Vieni, 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 che ti attacca alle spalle. Dai, dammi le spalle. ma con una cura, però... Ma quando c'hanno le cose là, i fili, che cazzo vuol dire?
Oh, l'ho fatti! Quanto cazzo godo! Vado a sbloccare lo shortcut allora. Se c'è. Merda, però è grosso sto posto. Non c'è. Porco Dio. Che paura. Più che altro effettivamente sarebbe stato figo se ci fossero state delle aree più nascoste o delle tipo delle stanze segrete. Suca, testa di cazzo. Non mi stai inseguendo, vero? Madonna, ste porte di merda. Sono pieno, circondato. Godo. Voglio vedere questo boss com'è. Anche se così però vado a perdere le mie anime. No, no, non posso. No, non posso, vado a perdere tutto. Allora, devo tornare un attimino a casetta a modificare, a mettere a posto delle cose. E poi forse sono pronto per il pagliaccio. Domanda: con l'albero dello zecchino cosa si faceva? Ok, come ci si arrivava però dall'albero? Merda, mi sono dimenticato. Non era tipo da fuori, da un giardino? O c'era una parete che si è aperta? Se era tipo aperta una parete? E
ok, li dai al Giangio. Il Giangio chi era? Il Giangio. Com'è lì? Ma scusa, si può raccogliere da solo? Bella Berbero. Ah, lui. Stalker, please. Aumenta l'energia massima per un periodo di tempo prestabilito. Ripristina temporaneamente i PV dello spettro. Aumenta il potere distruttivo dello spettro per un determinato periodo di tempo. Cos'è lo spettro? Riduci i danni ricevuti dallo spettro. Qual è secondo voi il miglior cubetto che si può comprare? Un cristallo mistico contenente di sede di una stella. Quando viene utilizzato può manifestare un effetto speciale. Aumenta la carica del... Questo mi piace. Ripristina temporaneamente i PV. Ma questi però sono ad utilizzo. Questi vanno utilizzati. Allora non ho capito io come usare il cubo. Non l'ho capito io, raga. Vabbè, comunque non mi interessava in realtà questa parte. Mi interessa potenziare il personaggio. Quanti... Livello 52, ergo necessario 4749. Ok. Ok. Vediamo se c'avevo i quarzi. Magari ne metto uno. Mi pare che ce n'avevo uno. No! Ottieni 300, 700. E niente, raga. Bisogna ammazzare il pagliaccio. Come lo ammazzo il pagliaccio? È troppo forte. È veramente forte. La mia arma che quanto sta? Sta a più 3. Potrei potenziare la mia arma. Non ci ho pensato a fare sta cosa. La... Mi conviene tenermi quest'arma o ce ne stanno di più forti con l'elettricità all'interno? Fammi vedere. Montarmi. Elettrico. Rovi. Sega ossa. Stocco invernale. Danzatrice. Acida. Polizia di Krat. Thank you.
Questa già l'ho messa su tecnica. Serve una canzone per caricarci. Non vedo, cazzo. Era il primo. Se questa non va bene, cambio l'arma. La modifico. Metto un'altra. Thank you.
Dovrei parare di più però con lui. Dai! Di nuovo! Avido. Affanculo. Questo mi ha dato tanto fastidio. Io ho preso l'occasione che fosse vicino al falò per mettermi di punta e farlo solo perfect parriando, così da allenarmi e sbilanciarlo. Dai, Edadone. Vabbè, comunque mi avete consigliato una combo di armi diversa. A prescindere, cioè una combo, nel senso, sì, una combo, un'impugnatura più lama diverse. Qual era la migliore che avete detto? L'impugnatura del poliziotto più la lama del... Avete detto l'impugnatura del manganello... No, sono su build tecnica. Così voi pensate che sia buono? Davvero? Vi piace questa combo? I know my way around. Your that is how learn flies are. I'll use my power to... Dammi sto livello, fata! Devo andare a mettere il quarzo. Ah, fantastica! No, come dici lui è impossibile da ripetere. Numero di utilizzi delle celle. Aggiungi... Aumenta il numero di slot di amuleti equipaggiabili. Questo cazzo era buono. Eh,
sì. Questo è molto buono. E così posso mettere quella del peso. Tecnica più 4. No, vabbè, ma il peso sti cazzi. Andiamo di tecnica. Ed ora. Cazzo, non so il nome di una canzone famosissima. Merda. Voglio beccare il primo try, però. Vediamo se magari leggendo il titolo mi viene in mente. Merda, non mi viene. Aspetta. Forse... No, non può essere questo. Sai che mi sa che non conosco il titolo di questa canzone in realtà? Potrei provare con questa. No? 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 No. Questa? Trovata! Come si chiama? Battle without honor or humanity. Chi è lui, raga? Questo è Geppetto che prende Pinocchio e lo modda. No, gli toglie il cuore, che fa? Prende il cuore? E lo dà uno sbullonato. Che diventa napoletano. Oh oh. Figata sta cosa, raga, dai.
Perché non è andato giù? E vaffanculo sto cubo di merda! Ok. Va bene. Ho capito chi è il boss. Da come va giù velocemente sembra che abbia due fasi. Quindi esploro. Che sboro. Oddio che destro mi ha tirato. Ma mi fai controllare? No, ho sbagliato tasto. Mannaggia a tutti i burattini del mondo, gli bastardi. Ho sbagliato, non avevo visto che avevo equipaggiato il cubettino. Che schifo poi il cubetto, c'è proprio una merda. Durante scossa, recupero l'energia del tuo personaggio e diminuisce istantaneamente. Grazie. Lama del piccone esplosivo. Cioè? Deve aver preso tutto adesso, raga. Mi sembra. Che mi manca? Mi manca di scendere qua. La chiave della Trinidad. Ah no, qua dietro non ci sono andato effettivamente. Ok. Prego ragazzi, sì, effettivamente ieri avete preso tante sub in regalo. È successo un po' un casino, praticamente un tizio doveva pulire i soldi e l'ha donati tutti qua. Hanno svaleggiato una banca per pulire i soldi e hanno usato il mio canale. Però adesso sono puliti, quindi abbiamo fatto una buona azione. No. Bello. Giuro. Io questi cazzo di burattini di merda li odio con tutto me stesso. Ma poi non erano due le farfalline?
Non funziona esattamente così il concetto di riciclaggio data. Abbiamo un esperto. Direi di aver esplorato tutto, di aver preso tutto. It's time to shine. Ah. Quanta cazzo? Ho preso un bo... 16, solo 16. Va bene, certo. Cosa c'è scritto sotto? C'era Ern Jäger. Ah, ci stavo a riuscire al primo try. Questo è un boss tosto su cui ci sono state tante persone. Secondo me assomiglia a un fottuto plagio. Ma chi?
Ehi. Ehi. Ok. Quante cure ho usato? Due. Merda. Tacci tua. Me ne vado. C'è un attacco troppo sgravato rispetto agli altri, cioè proprio squilibratissimo. Prova il piccone quando... Prova il piccone quando infuoca la spada fai l'attacco triangolo. Ma secondo me semplicemente devo schivare quell'attacco, farlo sfogare e poi contrattaccare. Non mi sembra così complicato. Devo soltanto riuscire a schivare quell'attacco di merda. Mi hanno solo abbassato la vita al boss, non l'hanno nerfato negli attacchi, eh. Ricordo sempre questa cosa. Dai, porco due. Ok.
Ah, ripetere con lui, ah, bravo, ah, meno male. Posto. Andata. Incredibile. You defeated the king. I gotta think the puppets will have changed too, right? I mean, there's only one way to find out. Let's go backstage. Capisco tutte queste difficoltà che hanno incontrato i miei colleghi. Veramente, guarda. Non capisco proprio. Pippe, tutte pippe. Pippe piagnucoloni. Palo senza spettro. Boh. Fai sesso con un tubo di cemento in culo. Vai. Ma perché cazzo devo fare il boss senza lo spettro? Ma chi cazzo te lo dice? Il dottore? I'm glad you're safe. Era scelta tua, amica mia. It's risky for me just being out here. I'm so proud that I got to see my son defeat the king. Hopefully the lesser puppets will die down. Now that the king is dead, the puppets have no leader. A me puzza Geppetto comunque, mi sembra un po' manipolatore. It's tough, but I know where you should go now. As a man of invention, I'm skeptical of the alchemists. Both their science. Won't you help me? If it will help Antonia and the others, it's worth exploring. Numero massimo di disi è aumentato. Ah, ok. Ma mi hanno dato un quarzo per quello che ho fatto? Cazzo, abbastanza pesante. E mi conviene mettere quell'anello allora. C'ho 12.000 euro. Ma mi conviene tornare al falò? Al Nexus. È più un senza spettro, sesso normale. Con lo spettro fai sesso con Johnny Sins che si scopa la tua tipa. Per me sono tutte cazzate. Perché ti devi complicare la vita? Cioè, vuoi la sfida? Ok. Però poi te la metà. Giusto questo. Pogba di nuovo positivo. Ma come? La prima volta si era sbagliato e la seconda qual è il motivo? Antonia's condition. I knew it would come to this. We're all safe thanks to her sacrifice. Me as well. I'll use my power to. Antonia sta morendo, Sage. Oh, it's you. Forastero! When you reach a certain age, it's a comfort. To reflect on old memories.
I was so... The passion of those days is long gone. I'm curious what your young eyes see. Ho ancora un barlume di bellezza? Ma certo. No. It seems Geppetto. Yes, those beautiful memories are still time. Time and the Io non ho capito se devo mentire o devo dire la verità. Mentire rende me vero, vero? Marco sta sussurrando. Cosa? People have more. Thanks for keeping. I see you're here. Your lives. Una abilità rara. Puoi scegliere la tua strada senza convincerlo. La gente lì fuori ha ancora dei burettini. Che brutta però questa filosofia del mentire. Lo fanno tante persone cattive il mentire. Mentire è sbagliato. A great weapon calls for. Non mi è mai piaciuto sto concetto del dire le bugie. C'è qualcosa che voglio dirti, burattino di Geppetto. Ti prego di venire nel giardino della terra sulla strada per viale Elisio. Welcome, good sir. At last, we see. I have something to confess. Something involving your... I don't know exactly why, and we need not dwell on the details. I adore... I have no intention of putting myself forward, of course. Thus, I need your unique perspective. You exist somewhere. Can a puppet and a human fall in love? Have you... It exists indeed. I fear even trying to pursue. I have no intention of telling her, of course. It wouldn't be proper to burden someone. If I may be frank. Cosa vuol dire mentire a fin di bene? Spiega. Dead hope. Even if you are telling me a sweet lie, I shall savor it. Thank you. It was wise to confide in you. No matter what fate brings us, serving her. Welcome to Hot. Per me le bugie bianche non esistono. La verità non ha mai ucciso nessuno. No. Le bugie bianche sono come i gratta e vinci. Ne prendi uno, ho vinto 2 euro, ne compri un altro. Ho vinto 5 euro, ne compri un altro. Ho vinto 10 euro, ne compri un altro. Ho vinto 20 euro, ne compri un altro. Ho perso. Ci riprovo. Ah, non c'ho i guarzi. You don't remember. Ask me about it. Non stiamo più nel medioevo, per fortuna. We plan. The alchemists are there. In my experience, they always have. Ah, ok, qua mi sta dicendo dei luoghi, ok. Va bene, Dri. Guarda Andrea, ho vinto l'altra volta, ho vinto, non sto scherzando, 10 volte di fila. Devo fare un'altra cosa qua. Devo parlare col tizio col cappello. Ah, Vanacci. I hear the puppets appear. To think one can. I fear I must call upon you again, my friend. I always welcome friend. Qual è un braccio figo? Bella leggida.
Mi piace. E ce n'era un'altra di cosa da fare. Che cazzo era? C'è una roba nella mappa, vedi? Che cos'è quella roba lì rossa? Un forziere. Dove cazzo lo apro il forziere? I know my way around. Beh, la one pancione. Boh, qua non c'è sta a fare da un cazzo da fa. E qua? Vabbè, stupido. Dallo al mercante. At the house of Vanini. Master Vanini carefully curated with it you have returned to us. The house of Vanini, oh. At the house of Vanini, even. Ok. Qua c'ho due quest da portare a termine. Municipio del quartiere Malum. No, andiamo avanti, dai. Coppucinella! Mi sento molto forte adesso. Molto, molto forte, sicuro di me. Cazzo, non gli ho tolto tanta vita a questo. Oddio, tre colpi, dai, tre colpi vanno bene. Questo animale, cos'è? Vabbè, ma raga, ma non ho difesa, cioè. What's going on? All these puppets look utterly down. È perché è morto il re. Ho ucciso il re. Potrebbe essere per il re. Ma poi... questa cosa che li sto ammazzando mentre sono tristi, secondo me mi sta togliendo punti. Sono in lutto per il re. Quindi diventerò io il nuovo re, davvero? Ciao, Flamingo. Ragazzi, un re per essere un re, che qualità deve avere? Che valori deve avere? Secondo voi? Vabbè, a parte sta cazzata, a parte sta cazzata. E fate i seri. Lama della spada dell'orologio, impugnatura della spada dell'orologio.
Ed è impossibile. È impossibile. Io faccio le domande serie, sempre trollate. Cazzo, questo è forte. Gentile ma cattivo, onesto ma disonesto, ricco e povero ma insomma tutto. Non ricordo, Flamingo, credo 15 forse. Secondo me un buon re dovrebbe togliere i gratta e vinci dal mondo. Dovrebbe ridurre la quantità di alcol contenuto dentro gli alcolici. Quindi allungarli con l'acqua possibilmente. Dovrebbe rendere libere tutte le droghe. E dovrebbe vivere come tutti i cittadini, con lo stipendio uguale a tutti i cittadini. Non niente di più, niente di meno, con le stesse opportunità dei cittadini di diventare ricco o povero. Quando cazzo devo andare? Tacci di sta stronza, ogni volta mi mette in crisi. E i treni? In perfetto orario. Ah. Erano una sub? Galleria Lorenzi. No, questi c'hanno il fuoco. Devo preparare un'arma col fuoco e un'arma con... Sì, ma porco due, ma da qua... Ma sei serio, fratello? Dei bonifici ogni tanto sarebbe figo mandarli in giro. Quindi sì, sono d'accordo con i bonifici. Scusate, ma perché ho detto qualcosa di potenzialmente di destra? No. Guardate quanta strada ho fatto, porco due. Guarda, ero quasi arrivato, mancavano solo quei due stronzi. Diego, è uscita la demo di Enshrouded.
È limitata a 8 ore, ma dal 9 al 22 credo ci si potrà giocare in occasione della Steam Fest. Dai che ci sono anche le magizie. Ci darò un'occhiatina, dai. Ma qua quindi è misto. A me mi serve la lama. Con che manico ci metto? Manico suo. Come faccio a cambiarlo? Eccolo. Chiuso. Tua. Sì, ma quest'arma è una merda, dai. Rispetto all'altra arma è una merda. Cioè, non mi viene voglia di usarla. A parte che è lenta in culo. No, ma l'ho montato male sto braccio, regà. Quest'arma è proprio montata male. Chiave del primo piano del puzzo. Ok. La rimonto. Poi c'è la corrente. Montarmi. Questa la devo smontare però. Allora, la lama con... La lama come si chiama? Della salamandra. Questo è vaffanculo. Mo si vaffanculo. Che cazzo devo fare? Ma quindi mi fate, fatemi capire, io ho ucciso il boss più difficile del gioco. Ragazzi, e benvenuti in questo bellissimo video. Oggi vi mostrerò il gameplay di Lies of P, un grande gioco che racconta la storia di Pinocchio in chiave steampunk. Potete vedere qua ci sono dei mostri che vanno affrontati rigorosamente con il fuoco, perché il danno è moltiplicato. Mentre se affronterete i burattini dovrete usare rigorosamente il... l'elettricità.
Eccoli, vedi? Quindi cambi arma. Che cazzo è? Oddio. Niente, questo mi deve ammazzare. Per forza, eh. Quanto rompi il cazzo sto mostro di merda! Porco due! Non mi ha droppato un cazzo! Beh, è un murattino un po' rotto però. Ciao Taras, no, non ho fatto nessun... No. Sinceramente no. Ma quello è grosso. E io non c'ho vita. Merda però, si può vivere questa cosa. Non ho vita, quindi mi tocca ritornare su, ricaricare tutto e tornare qua. Se la porterai a Ringworld, ti do un piccolo hint. Dovrebbe riuscire entro un annetto DLC per il multiplayer e lì sarà un delirio. Davvero? Ma ancora ci stanno così tanto dietro i dev? Allora io per la prossima settimana vorrei organizzare un po' di robe particolari. Ovvero vorrei organizzare innanzitutto la live IRL a raccogliere le castagne. Poi vorrei organizzare una live dedicata a Coin Game. Quindi ogni giorno dedicato a qualcosa. Poi vorrei organizzare una live dedicata per FIFA. Assolutamente. Quanti giorni ci abbiamo la prossima settimana? Sempre 7. Poi una live dedicata... a un gioco, quindi a finire un gioco. In questo caso Lies of P. Ciao Dada. Ciao. Ciao chat. Ci sono giornate normali dove vivi il presente, altre dove vivi momenti felici, ma ci sono anche momenti tristi dove fissi un punto qualsiasi e cerchi di ricordare chi non c'è più. Allontanati perché ci sono persone come Diego che non li capiscono, solo perché sono un po' ripetitivi o ti mettono un po' paura. Ricordiamo i personaggi di Tangia che non ci sono più. Ah, ma stai parlando di quelli che ho messo a 10.000? Sono dimenticato di abbassare il prezzo. Niente, mi sono già perso la vita con questi quattro stronzi. È il programma quello dove puoi mettere gli alert personalizzati.
Ah, è vino questo. Ma non era deperimento. Non mi dica la chiave ce l'ha lui. No. Senti, ma avete rotto il cazzo tutti e due. Via, vaffanculo. Non c'è niente qua sotto. Ma che cazzo di posto è? Ah. Cos'è? Catalizzatore. Morto secondo me, eh. Sì. Oh, grazie, Jet. Sono qui per dire al mondo intero che la modernità deve finire. Ya ta c'ha paura, ya ta fam c'ha, ya ta pi grandi. Ma è tempo fa, mettiti i fasù. Siamo in crisi, abbiamo lì a ciappare, ora. Tengo, se è tutto tu, me ne andrà avanti. Tengo pure un trattore, tante cavalli. You lose. Sto fortissimo, ma non è questo il punto. Il punto è che... Il punto è che il mostro sotto, se lo ammazzo, tra l'altro mi dovrebbe droppare quarzo, giusto? Posto più brutto del gioco questo. Voto di questo posto 2. Cioè, mi ha tolto la vita. Ma seriamente mi ha tolto la vita? Questo stronzo, come faccio? Potrei provare a usare l'elettricità, che dici? Questo è deboli a fuoco però.
Cioè, letteralmente disciotta. Come fai? Tarasso, sei un po' dipendente dal fantacalcio, sbaglio? Vabbè, metà vita. Mi fa ridere perché il re dei burattini l'ho fatto al terzo try. Questi cazzo di mostri di merda mi fanno sbroccare. Presto. Lai or dai. Lai or dai. La 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 lai. Oh 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 or dai. Sto alterando. Male, eh. Sto entrando nel cringe. Ok, per favore. Skippiamolo, va. Skippiamolo. Cazzo me frega. Andiamo da un'altra parte. Andiamo da un'altra parte, per favore. Basta. Un'altra parte dove potrebbe essere.
si apre la porta quando lo ammazzi. Quindi obbligatorio era. Sento qualcuno camminare. Qua c'è uno shortcut, mi sa. Ma che cazzo è questo? Ma chi è sta gente? La vita. No, non lo platino. Deperimento. Sì, Taras. Boh, io questi qua, sinceramente, col coltellino fa pure ride. No, raga, ma davvero. Là c'è sta lo shortcut, guardalo. Porca troia. No, aspetta, ma sai che non era lo shortcut. No, ma non era lo shortcut, mi sa. Riprovo. Però almeno l'ho ammazzato quello là sotto. Quindi mo posso andare dritto. Mo so cazzi però. Perché la strada è lunghissima. L'unica cosa... L'unica cosa che mi potrebbe aiutare è aprire una porta. Quindi skippare quei due mostri enormi. Non so come, perché occupano tutto lo spazio. Questa? Ce l'abbiamo fatta. Il mercantino. No, vaffanculo. Altro shortcut. Sarebbe curioso, sarebbe figo ammazzare quei giganteschi, quei cosi giganteschi. Ci voglio provare. Però adesso ho coperto. Ah, ho preso la chiave della galleria. Ok. Che stava?
La galleria stava qua sotto. Ma fatemi capire, questo stronzo mi ammazza semplicemente spruzzando piscio come l'alieno di American Dead? Ma soprattutto, come attraverso sta montagna di melma? Chi è questa, mo? Ma perché anche loro sembrano tristi per la morte del re dei burattini? Un altro? Mai aperti tutti questi shortcut? Dove mi trovo? Ah, dove c'è sta il tizio impazzito? Ma che c'è? Ah, là c'è sta il fumo. Lì è da dove sono arrivato. E nel fumo non ci posso andare perché non ho... Boh. E ci potrei anche andare. Voi che dite? Me la speederanno? Il più grande spettacolo del mondo sta arrivando a Krat per farvi battere i cuori. Gentili signori e signori, vi presentiamo la grande esposizione di Krat. Macchina all'avanguardia. Sempre più giù. Poi ci stanno delle celle con altri... Porco di! Ma chi è questo, porco? Ciao ragazzi, come state? Scusate, sono un attimo preso. Ciao a tutti, grazie del raid. Ciao, ciao, ciao. Forza Simone Inzaghi, più forte di tutti. Ah, lo sta attaccando. Oh! Si odiano, vedi? Simone Inzaghi, migliore allenatore del mondo. No, migliore no, sto scherzando. Però uno dei più bravi. Siete contenti, Inzaghi? Avete finito di dire che è un allenatore mediocre? No, Melis. Guarda, considerando quello che c'è stato ieri, Melis... il donatore anonimo è stato obliterato. Ammalati fu. Beh, sì, sono interisti. Il secondo? E chi è il primo? Mamma mia, che paura. Ti prego, fammi arrivare sano e salvo ad un falò. Hello? Is anyone there? Calling any and all stargazers in the vicinity. Please respond. Over.
Il primo è José Mourinho. Dai, raga. Dai. Mourinho sarà l'allenatore più forte del mondo se riuscirà a vincere lo scudetto con la Roma. Vista la piazza di merda in cui allena. The grand exhibition theme was automatic puppets and city of the future. The plan was to showcase and demonstrate the most advanced technology in Krat. But, you know the rest. You can't hold an exhibition in a city that's fallen into utter chaos. And now the whole city is an exhibition of a nightmare. Vaffanculo! Godo. Non male che non ci stanno quelli che sparano, va. Aspetta, aspetta. No, quello è il super burattino. Madonna, ma te ne mettono ogni metro. Ogni volta è una sfida. Verso una nuova avventura. Ah. Come manda dentro il coso? Ok, voglio prima ammazzare il burattino top. Non mi tiro indietro davanti a niente e a nessuno. Bella ricatti. Bentornato, grazie per i 2 mesi, grazie caro. Bella bricio il micio, bentornato, grazie del Prime, grazie caro. Provo, eh. Che facci tua? Aspetta, ma qual era la porta, mo? Era questa? Era questa, guaiò! Era questa, per caso! Ciao Fanny. Ma qua c'è tutto un percorso da fare. Ma quanta cazzo di roba c'è? Affanculo.
Qua schippo. Sì, no, ma non ho mai detto che non mi piace, Fanny. Sì, sì, comunque. No, mi sono portato dietro tutti. Questo è un errore. Uno! Poi guarda quanta cazzo di strada! Mi tocca schippallo! E levatevi dal cazzo! Vaffanculo! Ma come non fa rumore sto posto? Tutto silenzioso? Non c'è un'animazione, niente. Bruttino. Questa cosa fa molto Dead Space. Ergo is life. Shortcut. La grande esibizione di Benigni. Cos'è quella cosa, Alep? Scusami. Cosa cazzo è? Alep. Cosa stai facendo? It's a necklace. Many of those children grew up at the Rose Estate. I hope the king didn't harm any of them. Are you okay? My heavens. You... Carlo. Che succede? If this is what you want, just keep behaving. Keep. You might just hold. I'll use my power.
Grazie, ragazzi. Un po' di vita in più secondo me non mi farebbe male. Sono abbastanza pesante, tra l'altro, mo che sto a vedere. Ma lo sai che porco due, forse è per quello? È perché sono abbastanza pesante? Come aumento il peso, però? Non ha senso sta questione. Peso 19,4. Più vado avanti, più aumenta il peso. Sto rivestimento di merda, invece, chi è che lo dava? Non è perché forse ho due armi equipaggiate? Ma quindi forse ero lento per quello? Mannaggia la mignotta. Ma dai, ma davvero per sta cazzata? Vaffanculo, Pinocchio. Lo so che pesa tanto, ma me lo devo tenere quell'amuleto di merda. Ma poi, ma in un gioco di RPG, ma mi puoi costringere ad aumentare il peso mio? Questa è una cazzata! I know my way around. Cambia gioco se per te è una cazzata questo. Ha ha ha. No, voglio giocare al gioco e voglio pure dire che è una cazzata. Porto il vino alla tipa. Faccio un po' di quest, dai. Vediamo se mi danno del quarzo o qualcosa per migliorare un attimo delle statistiche. Ah no, aspetta. È qui? Ma era qui, era? Non era qua dentro la tipa? Ma questo è l'hotel. Ma che cazzo sto facendo? Aspetta, fammi rivedere un attimo. Ingresso di via Isabelle, municipio del quartiere Malum. Biblioteca della Cattedrale di San Frangelico. Famone una alla volta, solo che non mi devo ricordare da dove andavano consegnati questi oggetti. O forse sono ricompense. Aspetta, eh.
Sono una peccatrice che in passato per alcune persone recenti c'erano. Ah, la tipa mi ha lasciato un CD. Municipio del quartiere Malum, un quadro. Chi è che voleva i quadri? C'era un tizio che prendeva ste robe. Qua dove avevo ammazzato i tizi, no? Era qua dentro? Ma vaffanculo, va. Hey, check this out. No, I'm just kidding. No, it looks exactly like you. I mean, you see it, right? With the nose and the... Right? Dai, cioè non ho visto una porta. Ingresso di via Isabelle. Andiamo. Il quadro lo devo far vedere a Pucinella? Quanto è bello, quanto è bello. Ah, città di Pucinella. Qui invece il vino. Mi ricordo. La tipa là alla finestra. Lei. Moneta commemorativa di Benigni. Niente quarzi, comunque. Sì, l'ambientazione ci sta. No, ma non è un brutto gioco, anzi, è... È tanta roba, raga, è tanta roba. Il problema è che... Gli manca quel qualcosa per renderlo assurdo. E quindi rosichi, ti incazzi. Però al tempo stesso dici, vabbè, dai, però... È giocabile in questo periodo, no? Allora, parliamo prima con Benigni. No, ho detto una cazzata. Parliamo con questo stronzo. Collezione. Vai. Strike a light. The foundation is a sort of well. Once Master this is one of the original, you have restored Master Benigni. Pietra lunare, mezzaluna. Vabbè, per potenziare armi, stronzo. Fanculo, Pucinella. Certo, Tao, certo. No, ma chi dici niente? Hanno fatto un gran lavorone. Vediamo il quadro, che dice? Quadro. This, I thought it was lost forever. To think that you forgive a few memories of a happier. You don't remember. Ask me about Arius. Ragazzi, devo andare al bagno, non ce la faccio più. Mi potete aspettare un secondo? Vi metto... come faccio però? Vi metto una musica. Mettiamo quella che mi ha messo la tipa.
sai 5 Tama Gifti da Tier 1 sub 2LNRDDBG trattino basso. They have given 2646 gift subs in the channel. Mi dava fastidio quel 1599. Flocons de neige qui brillent dans le ciel, nocturne me réconforte. Je t'attends seul dans le noir, je t'attends depuis trop longtemps. Je peux t'entendre dans mon cœur, un murmure de ma propre confession. De mon cœur, où es-tu maintenant? Il s'agit d'attendre toute ma vie. N'entends-tu pas ma petite voix? Je t'attends depuis longtemps. Écoute mon cœur, je t'attendrai même si j'ai mal au cœur, pour que tu puisses entendre ma petite voix, je t'attendrai, je t'attendrai.
Sono contento, ragazzi. Ho fatto una cagata soddisfacente. Grazie, Saitama. 1600, grazie, Saitama. E dobbiamo andare di nuovo là. A parte sono le 3:30. No, raga, io devo andare. Oh. Allora potevo chiudere la live senza sta qua.